Hello everyone, this is Lalo, and today I'm going to introduce you a little bit about myself, so you'll be able to know what kind of videos I will make in the future and what kind of projects I will work on. So let's get into it. Don't get worried if I'm gonna switch in different languages. I'll make some subtitles in English and Italian, so in the CC thing down there you'll be able to see it. So I am Lalo. I decided to call myself with that artistic name because I really do believe it's a very humble kind of artistic name, very easy to use, and plus my real close friends call me Lalo, so I feel like I want to get connected with you in that kind of sense, not as Lorenzo, which is my actual name, Lorenzo Massa. Sono nato a Genzano di Roma, un piccolo paesino vicino Roma, ed è in questa area che ho vissuto per i miei primi 19 anni di vita, ed è qui che ho imparato, ho capito che veramente la mia passione sta dentro comporre musica, fare video, scrivere, e ci sono vari motivi, però sicuramente le più grandi influenze che mi hanno portato a decidere di entrare in questa carriera sono sicuramente mio padre e mia madre. Mio padre specialmente perché mi ha donato più che altro la personalità, e in quanto in realtà lui voleva essere proprio direttore cinematografico, lavorare nel cinema, ma per vari motivi non è riuscito. Però sicuramente la personalità per fare quella carriera ce l'aveva, in quanto lui è sempre stato una persona aperta, di vedute molto ampie, e mi ha sempre spronato, mi ha detto: Lorenzo, devi fare esperienze, devi provare a fare tutte le cose che puoi fare e imparare da quelle. E da quello ho appreso veramente molto da lui. Dall'altra parte c'è mia madre, che invece è sempre mi ha donato il poter essere empatico con le persone, volergli bene, in quanto lei è sempre stata una persona molto loving, loving person. Quindi la ringrazio veramente per questo, ed inoltre mi ha tenuto sempre mi ha creato i piedi che vanno per terra praticamente, in quanto realizzando o comunque cercando di capire le mie possibilità. Grazie a lei ho sempre guardato le cose con varie prospettive, da quelle più reali, però cercando sempre di raggiungere gli obiettivi molto ampi che mi sono dato, che penso provengano da mio padre, quindi è una miscela. Poi in realtà questo poteva essere applicato a vari lavori, però ci furono due grandi esperienze che mi portarono a perseguire questo sogno, il potersi realizzare a livello economico con la musica del teatro. La mia prima esperienza con la musica fu grazie proprio ad un amico che conobbi alle medie, e lui aveva bisogno di un cantante per il suo gruppo pop rock, e in quanto l'altro cantante se n'era andato. Quindi lui mi chiese se ero interessato a provare a fare il provino, e gli dissi sì, ok, provo. Mi presero e da quel momento feci le mie prime esperienze su uno stage, live performances. E ragazzi, fu in quel momento che capii veramente la forza che si può creare tra un individuo o comunque un gruppo piccolo di individui ed un gruppo di 20-30 persone. Ed è qualcosa di incredibile, c'è un'energia che te sproni per dare a questo gruppo di persone che non avevo mai provato prima. E a parte darti un ego booster per te stesso, perché poi le persone vanno bravo, ti fanno i complimenti, comunque è un'esperienza bellissima il poter ridare qualcosa a livello emotivo ad un gruppo di persone così grande. E quella fu la mia prima esperienza con un pubblico, e penso che sia proprio quello il fatto e la costante che mi ha sempre tenuto su questa carriera, il poter riuscire a connettermi con un gruppo di persone e poter riuscire a dare qualcosa e allo stesso tempo esprimermi e poter appunto capire, analizzarmi tramite il feedback che c'è con quel pubblico. Quindi quella prima esperienza la feci con il gruppo musicale,
E poi una seconda esperienza, quella del teatro, la feci grazie ad un insegnante che per lei leggevo benissimo e allora mi disse: secondo me sei un attore nato, devi provarci, devi andare a fare questo laboratorio teatrale che c'è ad Ariccia. E io non so quanta connessione c'è tra leggere bene e diventare un attore, però provai a... feci un anno di questo laboratorio teatrale ed anche là ci fu proprio un'esperienza a livello personale e un cambiamento che incontri nel teatro, in quanto devi empatizzare con dei caratteri differenti da te e poter riuscire a trasmettere le emozioni di quei caratteri, che è un esercizio a livello emotivo e sociale che è fantastico, qualcosa che invece è un po' diverso dalle performance della musica. E quindi un lavoro sulle emozioni che mi ha dato il teatro, che era fantastico. Quindi, fatta questa esperienza con la musica e con il teatro, non volevo abbandonare nessuno dei due. Quindi a 16 anni più o meno presi l'idea che volevo continuare a studiare queste due cose. Poi per vari motivi, alcuni anche personali, decisi di andare all'estero e la mia scelta andò sull'Inghilterra, in quanto l'inglese era l'unica lingua che parlavo un po', poi parlare, vabbè, lasciamo perdere. E quindi decisi di provare a vedere se c'era la possibilità là. E cercando sempre di più, in realtà scoprì che, e questa fu una grande motivazione che mi spinse poi a veramente convincere mia madre a trasferirmi e tutto quanto, in quanto in Inghilterra, a differenza dall'Italia e penso dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo, che sono più o meno paesi simili dell'Europa, la struttura universitaria per la musica, per studiare la musica del teatro, era abbastanza differente. Qui so che c'è il DAMS e il conservatorio, ma sono due cose separate. Ci sono dei corsi per musical theater, però non era quello che volevo fare io. Infatti io volevo studiare la musica e studiare il teatro in maniere separate, continuando a capirne di più a livello universitario. In Inghilterra infatti ci sono tanti corsi a livello universitario accademico che combinano più materie, quindi quando scoprì questo ero molto contento e decisi che volevo provare, volevo studiare per 3 anni questa cosa. Quindi mi ricordo che tra le mie prime, insomma, quando avevo scoperto questo per me era la cosa più importante, quindi mandai le mie prime richieste a tutte le università che potevo, che per poi mandarne appunto 5 richieste, e poi magari farò un video su quello per approfondire se qualcuno è interessato di giovane età a vedere per gli studi in Inghilterra. E anche dopo Brexit vedremo se sarà ancora possibile. Comunque mandai le richieste a 5 università e non avevo neanche controllato le università, che livello stavano. La cosa più importante per me era studiare queste due materie in questa maniera. E tra una di queste poi mandai, c'era l'università chiamata Oxford Brookes University, e quando vedi Oxford dici: ok, sicuro provo quella, non mi prenderanno. E invece poi appunto 3 università mi presero e tra queste c'era anche, mi accettarono, e tra queste c'era anche Oxford Brookes University. Now, Oxford Brookes University is not University of Oxford, but damn guys, I'm so proud of being graduated from that university, Oxford Brookes University, because I've learned so much and I've grown so much from that experience that I really do believe that the university itself really allowed that. Also because, to be honest, Oxford Brookes University is actually, I think I read, the best university from the university creators after the 1960s, so yeah, go down, here I am. So anyways, I managed to get into that and I went into Oxford to study for 3 years music and drama as combined honors as an undergraduate degree.
So the university really allowed me to open another path, which was the academic world, academia world. I really love studying in general, even before going to the university when I was in Italy. But let's say that the experience I had at the university was amazing, especially towards the third year, where I was allowed to make my own research and I got really interested into the neurology / let's say psychology and the economics of the arts, and more obviously specifically more into music and the physical movement, drama. Let's say that in the next projects I will probably make content that will be very academic based, and even now I continue researching, and the university really allowed me to be able to research by myself these topics, and this is something which is great, because maybe before I wouldn't have even had an idea on how to get into certain topics, certain fields, and probably I wouldn't even have understood an academic book, because I would have been like, what the heck is it talking about? I don't know. I don't know these terms very... I don't know. I really do believe that being in that environment really gets you more connected to the academia. So I'll wrap it up over here now, because I'll probably think I crossed over the 10 minutes. And I do hate when I see videos that are more than 10 minutes. I'm like, this seems interesting, but I can't be asked to watch for over more than 10 minutes. So I'll wrap it up over here, and I'll see you to the next video. But yeah.